Buongiorno a te nell'amore del Signore. Ringraziamo Dio perché un'altra settimana si sta concludendo per la grazia divina e noi siamo qui per leggere la parola del nostro Signore. Oggi che è il venerdì, il 16 di aprile del 2021, e noi ringraziamo Dio perché ancora una volta la parola di Dio parlerà al nostro cuore. Io sono Nicodemo Fabiano ed è un piacere poter essere qui con te. Mi raccomando, se ancora non ti sei iscritto nel mio canale su YouTube di Nicodemo Fabiano, cosa stai aspettando? Iscriviti su questo canale. Noi vogliamo continuare ogni giorno insieme nella lettura della parola a mezzogiorno, ma anche alle 7 del mattino quando noi preghiamo al nostro Signore. Quindi mi raccomando, noi questa mattina leggeremo la parola del Signore, sempre il libro dei Numeri che noi stiamo leggendo. Noi leggeremo il capitolo 22, ma partendo dal versetto 22 e poi tutto il capitolo 23. Quindi noi ci siamo fermati ieri quando Balaam, e quindi era questo profeta e Balak lo aveva chiesto di maledire il popolo di Israele. Allora guardiamo bene qua Numeri capitolo 22 dal versetto 22, parola del nostro Signore. Balaam quindi si alzò la mattina, selò la sua asina e andò con i principi di Moab. Ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato e l'angelo del Signore si mise sulla strada per ostacolarlo. Balaam cavalcava la sua asina e aveva con sé due servi. L'asina vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata in mano. Svoltò e prese la via dei campi. Balaam la percosse l'asina per rimetterla sulla strada. Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne e aveva un muro di qua e un muro di là. L'asina vide l'angelo del Signore, si strinse al muro e schiacciò i piedi di Balaam contro il muro e Balaam la percosse di nuovo. L'angelo del Signore passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di voltarsi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo del Signore e si sdraiò sotto Balaam. E l'ira di Balaam si accese ed egli la percosse l'asina con un bastone. Allora il Signore aprì la bocca dell'asina che disse a Balaam, «Che cosa ti ho fatto? Perché tu mi percuota già per la terza volta?» Balaam rispose all'asina, «Perché ti sei fatta beffe di me? Ah, se mi avessi una spada in mano ti ammazzerei all'istante». L'asina disse a Balaam, «Non sono forse la tua asina che hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse solita farti così?» Ed egli rispose, «No». Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la sua spada sguainata. Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. E l'angelo del Signore gli disse, «Perché hai percosso già tre volte la tua asina? Ecco, io sono uscito per fermarti, perché la via che percorri è contraria al mio volere. L'asina che mi ha visto è per tre volte ha deviato davanti a me. Se non avessi deviato davanti a me, io ti avrei ucciso all'istante, ma lei l'avrei lasciata in vita». Allora Balaam disse all'angelo del Signore, «Io ho peccato perché non sapevo che tu fossi messo contro di me sulla strada. E ora, se questo ti dispiace, io me ne ritornerò». L'angelo del Signore disse a Balaam, «Va pure con quegli uomini, ma dirai soltanto quello che io ti dirò». E Balaam andò con i principi di Balak. E quando udì che Balaam arrivava, gli andò incontro fino alla città di Moab, che è sul confine segnato dall'Arnon, nel punto più lontano. Balak disse a Balaam, «Non ho forse fatto chiamare con insistenza? Perché non sei venuto da me? Non sono proprio in grado di farti onore?» Balaam rispose a Balak, «Ecco, io sono venuto da te, ma potrei farsi dire
forse dire qualsiasi cosa. La parola che Dio mi metterà in bocca, quella dirò. Balaam andò con Balak e giunsero a Kiriat Uzot. Balak sacrificò bue e pecore e mandò parte della carne a Balaam e ai principi che erano con lui. La mattina Balak prese Balaam e lo fece salire a Bamot Baal, da dove Balaam vide l'estremità del campo di Israele. Ora noi leggeremo Numeri capitolo 23, parola del nostro Signore. Balaam disse a Balak: costruiscimi qui 7 altari e preparami qui 7 torri e 7 montoni. Balak fece come Balaam aveva detto, e Balak e Balaam offrirono un toro e un montone su ciascun altare. E Balaam disse a Balak: sta vicino al tuo olocausto e io mi allontanerò. Forse il Signore mi verrà incontro e io riferirò quello che mi avrà fatto vedere e andrò sopra una nuda altura. Dio venne incontro a Balaam e Balaam gli disse: io ho preparato 7 altari e ho offerto un toro e un montone su ciascun altare. Allora il Signore mise delle parole in bocca a Balaam e gli disse: torna da Balak e parla così. Balaam tornò da Balak ed ecco che questo stava vicino al suo olocausto con tutti i principi di Moab. Allora Balaam pronunziò il suo oracolo: Balak mi ha fatto venire da Aram, il re di Moab, che mi ha chiamato dalle montagne d'Oriente. Vieni, disse, maledice Giacobbe per me. Vieni, impreca contro Israele. Come farò a maledirlo se Dio non l'ha maledetto? Come farò a imprecare se il Signore non lo ha imprecato? Io lo guardo dalla sommità delle rupi e lo contemplo dall'alto dei colli. Ecco, è un popolo che dimora solo e non è in contato del numero delle nazioni. Chi può contare la polvere di Giacobbe e calcolare il quarto di Israele? Possa io morire della morte dei giusti e possa la mia fine essere simile alla loro. Allora Balak disse a Balaam: che mi hai fatto? Ti ho preso per maledire i miei nemici ed ecco non hai fatto che benedirli. L'altro le rispose e disse: non devo forse stare attento a dire soltanto ciò che il Signore mi mette in bocca? E Balak gli disse: ti prego, vieni con me in un altro luogo da dove tu potrai vedere. Tu di qui non ne puoi vedere che una parte, non lo puoi vedere tutto quanto, di là me lo maledirai. E lo condusse al campo di Sofim, sulla cima di Pisga, costruì 7 altari e offrì un toro e un montone su ciascun altare. E Balaam disse a Balak: statene qui vicino al tuo olocausto e io andrò a incontrare il Signore. E il Signore venne incontro a Balaam e gli mise delle parole in bocca e gli disse: torna da Balak e parla così. Balaam tornò da Balak ed ecco che questo stava presso il suo olocausto con i principi di Moab. E Balak gli disse: che ha detto il Signore? Allora Balaam pronunziò il suo oracolo e disse: alzati Balak e ascolta. Porgimi orecchio, figlio di Sippor. Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola? Ecco, io ho ricevuto l'ordine di benedire. Egli ha benedetto, io non posso contraddire. Egli non scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. Il Signore, il suo Dio, è con lui e Israele lo acclama come il suo re. Dio lo ha fatto uscire dall'Egitto e egli dà il vigore del bufalo. In Giacobbe non c'è magia, in Israele non c'è divinazione. Al suo tempo venne detto a Giacobbe e a Israele: qual è l'opera del Dio che si compie? Ecco, un popolo che si leva come una leonessa e si alza come un leone.
Egli non si sdraia prima di aver divorato la preda e bevuto il sangue delle sue vittime. Allora Balak disse a Balaam: non lo maledire, ma almeno non lo benedire. Ma Balaam rispose e disse a Balak: non ti ho forse detto, io farò tutto quello che il Signore dirà? Balak disse a Balaam: ti prego, vieni, io ti condurrò in un altro luogo, forse piacerà a Dio che tu me lo maledica di là. Balak dunque condusse Balaam in cima al Peor, che domina il deserto. E Balaam disse a Balak: costruiscimi qui 7 altari e preparami qui 7 torri e 7 montoni. Balak fece come Balaam aveva detto e offrì un toro e un montone su ciascun altare. Parola del Signore. Quindi Dio non maledice il suo popolo, il Signore non ha permesso, come qui attraverso la vita di questo profeta, di questo uomo, Balaam, che noi possiamo essere attenti e ascoltare la voce di Dio e dire soltanto le cose che Lui vuole che noi diciamo, soprattutto e principalmente, esclusivamente attraverso la rivelazione completa che è la parola di Dio. Io sono davvero felice e grato a Dio, perché noi abbiamo potuto durante questa settimana ancora una volta leggere la parola del nostro Signore. Io ti do un fortissimo abbraccio, un santo bacio. Rimane con noi, partecipa a ogni incontro e anche domenica quando noi predicheremo la parola del Signore. Non mancare, il Signore parla con noi oggi nel nome del Signore. Che noi possiamo essere attenti alla sua voce nel nome di Gesù.